Buongiorno bambini, come state? Siamo arrivati a mercoledì 27 maggio. Allora, abbiamo finito tutti i nostri esami, ci siamo ben riposati e adesso oggi iniziamo con il terzo parziale e le ultime unità delle nostre attività. E manca poco più che un mese alla fine della scuola, dovreste essere felici, no? Anche se abbiamo attraversato un anno un po' difficile quest'anno, però insomma dai, ce l'abbiamo fatta, supereremo anche questo. Allora, oggi facciamo, in questa settimana, diciamo, facciamo un ripasso delle parti della giornata, i mesi, la settimana e le stagioni. Allora, vediamo un po', è solo un ripasso, no, di quello che abbiamo già fatto. Quindi, in italiano abbiamo la giornata, il día. Allora, la giornata è formata da quattro parti che si susseguono e si chiamano mattino, pomeriggio, sera e notte. Allora, ci ricordiamo che durante il nostro giorno, la nostra giornata e nel día, abbiamo quattro parti. Tenemos quattro partes. Allora, abbiamo il mattino. Il mattino è il momento dal quale noi ci alziamo, facciamo colazione, passiamo la giornata fino alle 12, 13 del primo pomeriggio, ok? Se il mattino va desde il momento che nosotros nos despertamos hasta l'almuerzo, che può essere a las 12, a las 13, sì, más o menos questa ora. Poi dalle 13 fino alle 6 della sera, più o meno l'ora che comincia ad andare via il sole, abbiamo il pomeriggio. Ora, después del mattino, tenemos la tarde, il pomeriggio. La tarde, che è esa parte del día che va más o meno desde las 12, 13, hasta las 6, 6 y media della tarde, hasta este punto. Este horario, más o menos, che coincide con l'orario in cui empieza a oscurecer in Italia, no? Acordémonos que en Italia, como ustedes saben, tenemos las cuatro estaciones. Entonces, cuando es invierno, empieza a oscurecer un poquito antes, tipo a las 6, así, mientras en verano puede oscurecer a las 7, 7:30 de la tarde, ¿ok? Entonces, más o menos hasta las 6:30, sí. Hasta ahí es el pomeriggio, la tarde. Ok. Dopo il pomeriggio abbiamo la sera. La sera, che è la tarde, igual, però corrisponde dall'orario che va più o meno dalle 6, 7 fino alle 11, così, a mezzanotte, no? Esiste un lapso del tempo che va desde le 6, 6 e media della tarde hasta las 11, la medianoche, hasta il momento che nos vamos a dormire. Infine abbiamo la notte. La notte, che è il momento in cui noi stiamo dormendo, è tutto buio, non si sente, non si vede niente e la gente riposa, le persone dormono. Okay, la notte è la noce che corrisponde más o menos desde las 11 de la tarde, de la noche, hasta medianoche, así, hasta toda la noche, hasta el momento en que nos despertamos. Esta es la noche. Okay? Y ahí nosotros vamos a dormir, vamos a descansar, vamos a dormir. Claro que podemos ir a dormir a las 8 también, o sea, obviamente, no, pero más o menos para entender el lapso de tiempo. Ok, allora adesso in questa parte dice: osserva le immagini e scrivi sotto ognuna di esse la parte della giornata a cui si riferisce. Entonces, aquí abajito tenemos que escribir la parte della giornata. Allora, qui abbiamo una bambina che è a scuola e sta facendo i compiti, sta leggendo sul suo banco, no? Entonces, che parte della giornata sta questa? Esattamente, il mattino. Quindi qua dobbiamo scrivere mattino. Poi la bambina va a casa e pranza, quindi facciamo conto che mangia verso le 2 quando finisce la scuola e quindi è già esatto, già pomeriggio. Poi in questo caso invece la bambina, qui c'è già la luna, quindi il sole è andato via,
Cosa sta facendo? Si sta preparando per andare a letto, per guardare la TV, eccetera, no? Quindi ha cenato con i suoi genitori e questo momento sarà la sera. E infine la bambina sta dormendo, quindi che parte della giornata è questa? È esattamente l'unica che ci manca. Allora, qui ci dice la giornata si può rappresentare con una ruota perché è un tempo ciclico che si ripete di continuo. Che significa un tempo ciclico? Un tempo ciclico è qualcosa che continua a ripetersi, e per questo viene rappresentato come una ruota. Per esempio, noi abbiamo mattino, pomeriggio, sera, notte. Questo è un tempo ciclico, no? Una ruota. Poi abbiamo di nuovo il mattino, il pomeriggio, la sera e la notte. Otra vez, mattino, pomeriggio, sera e notte. Ecco perché viene rappresentato come una ruota. Allora, l'esercizio 2 ci dice: completa la ruota realizzando un disegno per ogni parte della giornata. Completa questo dibujando un algo in cada parte del dia. Ora, vediamo su. Qui abbiamo prima il mattino, quindi il gallo che si sveglia e canta al mattino. Cosa possiamo disegnare qua? Possiamo disegnare un bambino che fa colazione, no? Mentre il pomeriggio, cosa possiamo disegnare? Un bambino che gioca, un bambino che legge, un bambino che fa i compiti, sì? La sera possiamo disegnare qualcuno che sta guardando la TV, per esempio, no? O che sta leggendo un libro, o che cena con i propri genitori, con la propria famiglia. E la notte invece possiamo rappresentare qualcuno che sta dormendo nella sua cameretta. Ora, in questa parte, vamos a dibujar algunas acciones que ustedes cumplen en la mañana, en la tarde, en la tarde, sera y en la noche. Ok? Ahora, no es necesario que impriman, pueden solo escribir en el cuaderno y hacer unos dibujitos en el cuaderno. Tampoco no es necesario que hagan un dibujo grande de una página para cada parte del día, sino un chiquito, solo una representación. Ok? Como podemos hacer. Y me envían una fotito. Ok? Perfecto. Ciao bambini. Ci vediamo domani. Buona giornata. Ciao.